La musica di Miles Davis è qualcosa che tocca nel profondo il cuore della filosofia. In che senso? Beh, diciamo subito che comprendere la musica di Miles, il divino Miles, credo significhi imparare ad abitare, concetto che già è emerso oggi pomeriggio, ad abitare la distanza che non separa, ma piuttosto connette l'errore al gioco. Questo è Miles. Perché cercherò di spiegarvelo. Intanto, cominciamo da poche, ma spero efficaci, battute sul gioco. Tema trattatissimo dai filosofi. Beh, innanzitutto tutti sappiamo che il gioco, per chiunque lo pratichi, e tutti un po' l'abbiamo praticato, almeno da bambini, è qualcosa che misteriosamente, perché non è chiaro perché accada questo, misteriosamente procura uno strano senso di libertà in chi gioca. Eppure il gioco ha le proprie regole. Ho iniziato dicendo abitare la distanza che non separa ma connette, tiene insieme in uno errore e gioco. Però è troppo facile. Il gioco ha le sue regole, non è che... Sappiamo tutti da bambini, quando giocavamo con i nostri compagnini di giochi, stavamo ben attenti che tutti rispettassero le regole. Se non conosciamo le regole di un gioco, non possiamo giocare con gli altri. Regole che vanno rispettate. Chi non le rispetta viene espulso dal gioco o viene messo in prigione senza passare dal via, diceva il Monopoli, no? Chi sbaglia, sbaglia. Non sai che si possa errare così, che bello, erriamo. No, il gioco è rigorosissimo, inflessibile e però dà un grande senso di libertà. Ecco, la musica di Miles Davis ci spiega come mai. Certo. Per lo più si dice che il gioco darebbe un senso di straordinaria libertà per il fatto che nel gioco non si gioca in vista di un telos, di un fine. Uno dice, come no? Gioco per vincere. Il gioco è sempre una battaglia. I giocatori giocano per vincere. C'è un fine. Come non ha? Cosa ci racconti? La valle. Il gioco non ha un fine. Se non altro quello di vincere, no? Gli agonisti vogliono ognuno vincere. Ma in fondo neppure la vincita è il fine del gioco, perché il vero giocatore, noi conosciamo qualcuno, amico nostro, filosofo che ama il gioco, e sappiamo bene, lui stesso ce l'ha testimoniato, ma lo sanno tutti, voglio dire, lo sa anche mio nonno, che il gioco è giocato per poter continuare a giocare. Non per vincere, certo, poi c'è chi vince e chi perde, ovviamente. Ma la cosa che ci preme è fare un'altra partita, no? Quando passiamo le serate con gli amici, giochiamo, c'è un gioco nuovo che dei miei amici a Mestre mi hanno proposto, che scatena guerre furibonde, incazzature furibonde, si chiama La Bomba, e io ho visto personaggi integerrimi, professionalissimi, perdere ogni dignità per vincere alla bomba. E dopo, alla fine, cosa vogliono fare tutti? No, facciamo un'altra tornata. Dobbiamo giocare ancora, fino a esausti alle 2 di notte, tra una grappetta e un whisketto, però si gioca. Allora, questa è una cosa strana, perché in nessun'altra attività
umana, eccetto quella artistica, vedremo, si gioca per poter continuare a giocare. Non esiste. Bisogna essere onesti con noi stessi. In qualsivoglia attività della prassi umana, noi facciamo quel che facciamo in vista di un fine. Nobile o osceno che esso sia, c'è un fine. Solo nel gioco non c'è in verità un fine. E forse anche nell'arte non c'è un fine. I grandi artisti, adesso non sto qui a fare le citazioni perché perderemo troppo tempo, devo parlare di Miles Davis, io devo parlare. Vedrete, ma ci hai tirato il pacco, non parli di Miles Davis. Calma, calma, ci arriviamo. Ma forse solo l'artista gioca per giocare e per continuare a giocare. Nessun grande artista, per quanto la sua opera, l'opera che di volta in volta andrà a fare, sia riuscita, come si diceva l'altra mattina, potrà essere soddisfatto definitivamente. Il vero artista, non appena fa un'opera, vuole farne un'altra, questo vuole fare, non gli frega più niente dell'opera che ha fatto. Parlo anche per esperienza, quanto musicista, quando suono, anche se il concerto è andato benissimo, come spesso accade, ma scherzo, alla fine abbiamo voglia di fare un altro concerto. Quando è il prossimo? Quando è il prossimo? E poi non ci sono date, c'è la crisi, non si suona mai, però vabbè. Comunque, quello che vogliamo fare è continuare, questo è il punto. Come nel giocatore, il gioco e l'arte come gioco, in quanto gioco, hanno questa caratterizzazione. Cioè il movimento, il processo, di cui si parlava anche oggi, prima nel pomeriggio, il processo messo in moto dal fare artistico e dal gioco è un processo che non volge alla quiete, non volge alla quiete, non vuole risolversi, acquietarsi. Ma anche qui, attenzione, non commettiamo un gravissimo errore che è facile commettere. Qual è il gravissimo errore? Credere che l'artista voglia continuare a giocare per il semplice fatto che l'opera a cui sarebbe pervenuto non è ancora proprio perfetta. Non è pienamente soddisfatto, non ha raggiunto quella cosa lì, quella perfezione che voleva raggiungere, e quindi deve riprovarci. Non è questo, anzi è l'opposto, vedremo. Ciò che determina la necessità di continuare è la perfezione dell'opera, non l'imperfezione, come verrebbe da dire. Nella vita, se il nostro figlio, ammesso che qualcuno abbia un figlio, io no, ma qualcuno ce l'avrà, non ha finito i compiti per casa, no, non guardi il cartone animato finché non finisci i compiti. Va concluso il processo. Noi insegniamo ai nostri figli, li educhiamo, facendo capire loro che i processi vanno risolti, conclusi, portati a compimento. Ecco, non è che l'artista continui a fare perché l'opera prodotta non sarebbe un vero e proprio compimento. No, assolutamente. Il fare dell'arte è voluto in quanto tale e, per stare nel discorso appena fatto, in quanto, potremmo dire in sintesi, promessa di una ulteriorità, in quanto proiezione in futurante su una possibilità di fare ulteriormente, di fare ancora. Ma anche qui io posso dire queste cose, possono intrigarvi più o meno, dire che bello questo discorso, ammesso che qualcuno lo pensi, ma non ho in alcun modo spiegato perché dico questo. Chi l'ha detto?
che il gioco dell'arte vuole semplicemente poter continuare, vuole la propria processualità, non vuole risolversi. Chi lo dice, Donà? Chi lo dice? Pinco Pallo, chi lo dice? Ma lo dice una cosa molto semplice, un fatto molto semplice, che in verità, e qui avverto una qualche consonanza con i discorsi sentiti oggi in libreria, ma cerchiamo di argomentare però. Non lo dice il Tao, non lo dice Miles Davis, non lo dice Schopenhauer, non lo dice Hegel. Ragioniamo, ragioniamo. Cosa fa l'artista? L'artista fa qualcosa, giunge ad un risultato, ad un certo punto, che, come ho spiegato prima, mette in questione la modalità universale del fare, che volge sempre ad un fine. Ma cosa accade se ciò accade? Qual è la conseguenza di questo evento? Che per questa sua natura di non essere mai un risolvimento da parte dell'opera, ecco che l'opera diventa una radicale rideterminazione del mondo intero. Non è un oggetto migliore di altri. Attenzione, guai all'artista che creda di aver fatto qualcosa di più bello, di più perfetto, di particolarmente significativo rispetto a qualsiasi altra produzione. Se l'artista riesce nel proprio obiettivo, cioè se l'opera conclusa muove ad una ulteriorità, muove ad un futuro ancora da percorrere, attenzione, ciò accade per un semplice fatto. Logicamente parlando, dal punto di vista logico, ciò può accadere se e solo se, attenzione, in quella determinatezza che è l'opera finita, che è una determinatezza, è un questo qui, è un qualcosa di distinto dalle altre cose, l'opera d'arte. È un oggetto come tutti gli altri. È un pezzo di tela con dei colori, con degli acrilici, con china, quello che volete voi, un pezzo di legno, quello che volete voi. È una cosa. Allora, però se questa cosa muove ad una ulteriore processualità, è chiaro che in quella determinatezza, in quella finitezza che è quella cosa, io sento, avverto, in quanto avverto il bisogno di continuare, che quella finitezza, attenzione, seguitemi, non è quella finitezza, non è una finitezza se va sviluppata, se va infuturata. Non è quella finitezza lì, non è quella, parla già di altro che devo fare. Che devo fare perché quello che ho realizzato, quello che ho realizzato, muovendomi al di là di sé, muovendomi oltre se stessa, mi dice di essere un passato, quello che ho fatto. E in quanto passato, se è un passato, ragazzi, cerchiamo di intenderci e non parlare così in modo evocativo, in quanto passato, il passato dice di non essere più e quindi dice che già altro è. Già altro è. Cos'è questo altro? È il mio fare è mosso a dire cos'è invece di questo passato. Ma ogni volta che io realizzerò un prodotto che sarà infinito, sarà una natura morta inevitabilmente, nella misura in cui in essa qualcosa pulsa e vive, io andrò avanti, perché in essa mi parla il suo non essere quello che è, perché quello che è passato, non è più. Ecco perché, dicevo prima, adesso forse mi capite,
si ridetermina il mondo intero. Cos'è il mondo intero? Non è tanta roba. Il mondo, quante cose, quante città, quante montagne, quanti fiumi, quanti laghetti, quanti ometti. Cos'è il mondo? I pianeti, cosa sono? Ma siamo pazzi. La totalità non è un qualcosa, che se fosse un qualcosa non sarebbe la totalità. È evidente, talmente banale che mi vergogno di dirlo, ma la totalità non è qualcosa. Non può essere un risultato, la totalità. Questo è il grande errore di Hegel, grande errore però. Non è un risultato la totalità. La totalità, come Kant aveva ben capito, è ciò che nega di essere qualcosa. È il niente, ragazzi, che poi i filosofi amano riempirsi la bocca di queste parole. Il solito niente, che non è il nulla, è la negazione dell'ente. Cos'è questa roba qui? È quella roba, diciamo così, che accade laddove il processo mimetico caratteristico dell'opera d'arte si realizza. Perché in virtù della ripetizione dell'opera d'arte non è che si copi una forma, come spesso si dice, si rovescia il senso di quello che è. Ce lo spiega molto bene Shakespeare nella Tempesta. La Tempesta è la grande opera, l'ultima grande opera di Shakespeare, è la più bella metafora dell'opera d'arte. L'isola in cui Prospero governa, guidando da grande mago qual è, i due spiriti, da un lato Ariel, lo spirito dell'aria, dall'altro Caliban, lo spirito della terra, della profondità, è la metafora dell'arte. Perché? Cosa accade nell'isola dominata, in cui regna Prospero? Tutto quello che accade nel mondo solo di segno rovesciato, cioè negato. Accade un naufragio, come quello che aveva patito Prospero, solo che la tempesta che Prospero, come sappiamo, provoca, ordina, scatena attraverso Ariel, è una tempesta fittizia, non è una tempesta. Infatti i naufraghi si ritrovano con gli abiti perfettamente asciutti. Cioè, cosa è successo? Gonzalo, Alonso, il re di Napoli, dicono, ma cosa è successo? Eravamo in mezzo al mare in tempesta, la nave è andata in mille pezzi, e siamo qua con gli abiti perfettamente. Allora, quella tempesta è la negazione della tempesta che aveva determinato il naufragio reale di Prospero. Attenzione, i complotti che vengono orditi nell'isola di Prospero, il complotto da parte di Antonio e Sebastiano, non si realizza, mentre il complotto che aveva, come dire, eliminato Prospero dal Ducato di Milano, era effettuale. Questi complotti sono ineffettuali. Non, direbbe Magritte, questi complotti non sono dei complotti. Questi non sono dei complotti, quella tempesta non è una tempesta, tutto è fittizio. E infatti in quest'opera Shakespeare dice che la vita è fatta della stessa materia di sogno. Guarda caso. E l'arte cos'è se non fatta della stessa materia di sogni? Quello che è artistico non è. Ma chi dice questo nella miglior forma possibile? La musica, più di tutte le arti. Perché? Perché il musicista lo sa, per primo, che vive una situazione stranissima. E vedremo che Miles Davis, ci arrivo, è quello che radicalizza nella forma più alta questa esperienza. Cosa fa il musicista? Sa benissimo che l'opera con cui ha a che fare, ma anche l'ascoltatore, chi di noi ha ascoltato grandi concerti, no? Quando abbiamo goduto dell'opera? Quando eravamo esaltati per un'opera, quando l'opera era in fieri, non era finita. Mettiamo su il CD
fantastico! Vice primo di Miles Davis. Ah, che capolavoro! Vado in estasi quando l'ascolto. Jack Johnson, vado in estasi. Ma quando vado in estasi? Quando l'opera non c'è, quando è in fieri, quando si compie, non c'è più. È delle materie dei sogni l'opera musicale, in forma più esplicita che in tutte le altre produzioni artistiche. Mentre io suonavo, se qualcuno di voi era in estasi, forse nessuno, mi auguro, lo era mentre suonavo, quando non c'era ancora l'opera finita. Non c'è mai l'opera finita, ma non solo, ma attenzione, facciamo un passo avanti. Quale dei musicisti vive questo nella forma ancora più radicale? Il jazzista. No, perché io sono jazz, chiaramente, è furbo tutto. No, perché il jazzista sa bene, più di tutti gli altri musicisti, che la musica non è la composizione. Dove si trova la composizione? Sulla partitura. La partitura deve essere tradita dal musicista jazz. Non è che io interpreto così, non è che interpreti, non è che io do la mia interpretazione di quell'opera. Quell'opera è sempre tradita, perché l'opera è nel silenzio della partitura, è uno spazio silenzioso, funereo. Il musicista mette in moto, tradendo quella partitura, perché gli dà un suono. E guarda caso, nella Tempesta di Shakespeare, tutte le scene decisive sono accompagnate da musica, musica, musica. È solo la musica che può dare voce alle parole mute, citazione non casuale, Lord Chandos, von Hofmannsthal, le parole mute delle cose. Perché? Perché la musica, appunto, libera le cose inscrivendone nel gioco della loro negazione. E allora, veniamo finalmente a Miles Davis. Vi leggo una sua frase. Diceva Miles, ma tu scrivi qualcosa, ma poi i ragazzi erano Way Shorter, Herbie Hancock, i ragazzi cominciano a suonarci sopra e con la loro creatività, ripeto, tu scrivi qualcosa sulla partitura, e loro con la loro creatività e immaginazione la portano da qualche altra parte. Non è lì la musica. Finché, Miles Davis dice, non ti ritrovi più. In quel brano, parla di un brano, non sono riuscito a ricreare la sonorità del finger piano africano. Voleva una certa sonorità, cercava Miles. Dice, no, non sono riuscito a fare quello che avevo in testa. Eppure, questo è straordinario, era esattamente quello che avrei voluto ottenere per buona parte dell'album. Qui parliamo di un album assolutamente divino, capolavoro della storia del jazz, che si chiama Kind of Blue, specialmente, dice, in All Blues e So What, due capolavori assoluti di Miles. Quindi è un capolavoro, è riuscito, è esattamente quello che avrei voluto ottenere, nella misura in cui non sono riuscito a ricreare quel suono che volevo ricreare. E i musicisti, con la loro creatività e immaginazione, hanno portato la cosa che lui aveva scritto sul rigo da un'altra parte. Allora, in questo gioco che è l'arte musicale, cosa accade? Che non è che ci sia una regola e poi qualcuno che furbescamente la tradisce e erra rispetto alla regola, commette un errore. No. No, c'è una regola, certamente, che corrisponde alla partitura, nel silenzio muto del foglio bianco con i puntini neri, e questa regola funziona, vive
è veramente quello che è nella misura in cui l'artista la porta da un'altra parte, cioè si immette in un percorso che è una costitutiva erranza rispetto alla regola. E questa erranza è la finzione dell'arte. Perché, ripeto, la composizione è tutta lì scritta. Tutta lì. Infatti, per dire la differenza tra il jazzista Miles Davis e Mozart, Mozart lo scrive nelle sue lettere, è una cosa incredibile se ci pensiamo. È un genio, è ovvio Mozart, ma ci frega niente che sia un genio. Cosa dice Mozart? Dice che la vera musica, siamo agli antipodi rispetto a Miles Davis, la vera musica è quella che ho nella testa e che sento tutta insieme in un colpo solo. E invece poi dice devo eseguirla. Devo eseguirla. O devo farla eseguire, ma questa è una disdetta, è una caduta, è un peccato originale per Mozart. La vera musica è quella che lui sente, come dire, istantaneamente, che non si svolge. Il musicista della tradizione occidentale ha orrore per il processo, per lo svolgimento. Da Mozart a Berio a Luigi Nono, questa è la grande utopia, fare una musica che suoni tutta insieme, che si faccia puro spazio. C'è l'orrore per il tempo in cui la musica deve essere suonata, imperfettamente. Per il jazzista invece, quella verità dello spazio, quella fissità mortifera dello spazio, diventa arte, diventa suono, quando quella regola che è la scrittura della partitura, con le sue armonie, con le sue strutture, viene negata. Viene condotta da un'altra parte, nell'isola di Prospero, dove nulla è quello che sembra essere. D'altro canto, questa illusorietà non fa mica diventare più flebili le passioni che smuove la musica, attenzione. Nell'arte e nella musica, nel gioco dell'arte, guarda caso, è interessante che in inglese lo stesso verbo dica giocare e suonare, play, to play, giocare e suonare. Non a caso si instaurano lotte all'ultimo sangue, per la vita o per la morte, in questo gioco illusorio dell'arte, tra i giocatori, l'un contro l'altro, opposti. La musica ha bisogno di liberare quel disegno pietrificato che è la partitura e consegnarlo, uso sempre la metafora shakespeariana, all'Ariel di Prospero, allo spirito dell'aria, che guarda caso anche nella tempesta canta sempre Ariel, lo spirito dell'aria, cioè ciò che non sta, ciò che si muove, che vola, che è costitutivamente errante rispetto alla pesantezza di Caliban, il mostro terreno, figlio della strega, che rappresenta la partitura. Miles Davis in tutta la sua carriera ha avuto orrore nei confronti della possibilità che il proprio gioco potesse chiudersi. È interessante che Miles Davis, lo dice lui nella sua autobiografia che vi consiglio di leggere, che è straordinaria, dice: io a un certo punto non andavo più a sentire i concerti jazz dei miei colleghi, dei miei amici. E lo capisco. Se mi faccio due palle così. Sempre le stesse frasi, scontati, prevedibili. Diventa una maniera alla fine. Come spesso anche nell'arte figurativa si diventa vittime della maniera. Miles dice:
La cosa che non posso sopportare è ricadere anch'io vittima di questa chiusura del gioco, cioè di ripetere stancamente quelli che nel gergo dei musicisti si chiamano i patterns. Quanti musicisti bravissimi oggi, ma che fanno altro che fare patterns su patterns. E Miles dice no. E cosa fa Miles Davis? Proprio in perfetta sintonia con questo principio, gioco erranza, libertà di contro alla pesantezza e alla schiavitù della funerea fissità, della composizione, dell'opera finita. Miles vuole finire nessuna opera. E infatti cosa fa? Attenzione, comincia a scardinare tutte le regole. Primo, se fate caso, se andate a sentirvi un po' di Miles Davis, mai come in Miles Davis c'è un approccio, una differenza sostanziale tra le registrazioni live e quelle in studio. Lui le vive come due dimensioni totalmente diverse. Mentre spesso i musicisti di jazz, anche, sentite un disco dal vivo o un disco in studio, è la stessa cosa. Stessa cosa. Lui cosa fa allora, Miles Davis? Mette in questione anche la contrapposizione armonia-melodia, che è una contrapposizione tra elementi che normalmente vengono vissuti in questo modo. L'armonia è il supporto che consente all'improvvisatore, alla melodia, di muoversi liberamente in quanto sostenuta dall'armonia che la melodia deve rispettare. La melodia mostra questa schiavitù nei confronti dell'armonia dove? Laddove il jazzista e anche Miles Davis per un periodo, ma poi questo capisce che è deleterio e smette di fare questo negli anni 60. Il musicista esegue un tema, il gruppo fa il tema, sappiamo tutti. Poi c'è l'assolo di tromba, l'assolo di sax, l'assolo di pianoforte, l'assolo di basso e poi si rifà il tema. Che palle! Sempre la stessa struttura. La melodia, vittima dell'armonia, nel tema mostra di essere perfettamente inscritta nell'armonia, la solo deve rispettare questo nomos. Invece cosa fa Miles nel 67-68? Un'operazione sconvolgente. Comincia a fare pezzi che non incominciano con un tema. Non c'è il tema. Senti la batteria di Jacques Dejonet, per esempio. Comincia una pulsazione irregolare. Entra una chitarra scritteriata di John McLaughlin. Percussioni. Entra Wayne Shorter con delle improvvisazioni così. Entra Miles. Il tutto impazzisce. Dopo un po', a caso, questo blob, citiamo Ghezzi, questo blob musicale fa nascere un tema. Può nascere, può non nascere. Un riff. Ma il riff poi viene stravolto nuovamente dagli strumenti che si liberano da questa schiavitù sempre incombente del tema e nasce un controtema. Questo fa Davis. Dal 67, vi dico anche in quali dischi se volete, Beaches Brew per primo, ma già l'operazione comincia con Fili di Kilimanjaro, con In a Silent Way, comincia l'operazione, e poi continua i dischi successivi. Vi invito ad ascoltare due dischi doppi straordinari, Live at Fillmore di Miles Davis e Live Evil, dove i pezzi si chiamano così: Sivan, Selim. Il disco si chiama Live Evil. Cosa fa Davis? Gioca anche con i titoli, mostra qual è la sua operazione già con i titoli.
opera dei rovesciamenti speculari come quelli dell'arte. Il suo nome, Miles, diventa Selim, il suo nome rovesciato. Davis diventa Sibat, live, evil. E cosa fa? Gioca con questi continui, come dire, sdoppiamenti, rovesciamenti, mostrando che cosa? Che allora, ecco il punto, la vera libertà che l'evento musicale, la pratica musicale può consentire di raggiungere, è quella di un procedimento adialettico, a trattino dialettico, dove ad essere realizzate sono continuamente delle opposizioni radicali che non possono essere risolte. Lo dice anche con i titoli. Ma non solo melodia, armonia, ritmo e melodia. In molti brani di Miles con il grandioso Tony Williams, il tema viene fatto dalla batteria, non c'è un tema. Sax e tromba accompagnano, rovesciando il solito procedimento dove c'è la batteria che accompagna con il basso, il trombettista che è la prima donna, il sassofonista che è la prima donna, lui rovescia. Lui con Wayne Shorter accompagnano Tony Williams che diventa protagonista di un tema che non c'è evidentemente, ma lui lo dice in molti luoghi della sua autobiografia, Miles Davis, come proprio in Tony Williams fosse riuscito a trovare colui il quale più di altri musicisti gli stava consentendo davvero di rivedere completamente il modo di suonare, di intendere la musica, di intendere addirittura, attenzione, il rapporto tra inizio del brano e conclusione del brano. Quello che è in genere alla fine del brano, Miles lo sposta all'inizio. Miles cosa cerca di fare? E lo dice nelle prime pagine della sua autobiografia, che è bellissima, insisto, dice: io in tutta la mia vita, ho avuto un unico obiettivo, quello di realizzare il sogno che ho avuto fin da bambino. Quando? Piccolo, questo è, dice, il ricordo più lontano che ho della mia infanzia. Ero a casa con i miei, c'era una stufa, una vecchia stufa, e sopra la stufa c'era un focherello, una fiamma. Dice, quella visione, quella fiamma, per me è stata decisiva. Quella fiamma per me, dice Miles, rappresentava, non è Kant, è Miles Davis, la fine di tutte le cose, il limite ultimo. E io, quel momento, all'inizio ho visto la fine. Cosa cerca di fare Miles in tutta la sua vita? Lo dice. Perché rompe continuamente il gioco, produce errori che rideterminano il gioco creando opposizioni che non vanno mai risolte, ma che devono sfociare in nuove forme di opposizione. E infatti alla fine, addirittura negli ultimi anni, Miles torna alla forma classica. So se avete presente, che ne so, dischi come Amandala, We Want Miles, Tutu, capolavori assoluti, dove Miles, che tutti questi discorsi faceva, aveva fatto negli anni 60, torna alla forma classica. E Miles è straordinario, perché lui ha l'incubo di ricadere vittima di una forma vincolante e, come dire, oppressiva, che facesse finire il gioco. E cosa fa? Attenzione, capisce che la stessa ipostatizzazione del suo bisogno di libertà espresso negli anni 60
poteva diventare pericolosa, poteva diventare un nuovo canone. Se io facessi tutti i pezzi senza tema, così creerei un nuovo canone. Bisogna riuscire ad essere liberi anche dal proprio disperato bisogno di libertà. Questo è il punto fondamentale che Miles capisce fino alla fine. E tutti i critici non hanno capito mai niente di Miles Davis, no? Ah, Miles torna indietro, non si capisce cosa fa, strizza l'occhio a Rock, ma è puttanate che hanno detto i critici di jazz, no? Non capendo nulla di Miles Davis. Miles Davis ha mostrato che non bisogna neppure essere vittime del bisogno di libertà. Perché se io volessi ipostatizzare il divenire, oggi si parlava del processo del divenire, oggi pomeriggio, in assoluto è facile capirlo, finirei per fare del divenire il nuovo idolo, ciò che sta, il divenire, solo divenire. Ecco la nuova permanenza, ciò che permane è il divenire, non c'è altro da divenire. Giochetto pericolosissimo. Tutte le discussioni moderne, contemporanee, nella filosofia, no? Tra il divenire e l'essere, ma che palle, il divenire. Ma attenzione che se ipostatizziamo il divenire diventa lo stante, ciò che sta. Bisogna sapere che deve essere possibile negare anche il primato del divenire. Se no diventa un nuovo idolo. E il gioco si chiude, ma il gioco non deve essere chiuso, se no non siamo nell'arte, siamo in un'altra pratica interessante, bella, ma che nulla avrebbe a che fare con l'arte. Il musicista, diceva Miles, deve fare qualcosa di diverso dal solito e che per riuscirci deve ritenersi libero di usare la propria immaginazione, deve correre più rischi. Perciò allora può affrontare le cose in modo differente. Deve tornare a quella immagine iniziale della sua infanzia, cioè deve riuscire con la propria arte a rideterminare una esperienza dell'inizio, dell'impossibile inizio. Perché? Miles dice, io tutta la vita ho cercato di tornare a quella immagine iniziale della mia vita. Perché, cari fanciulli, care fanciulle, quel polemos non è risolto, quella situazione in cui norma e infrazione della norma stanno veramente insieme, in cui divenire ed essere e permanere, attenzione, sono opposti, ma sono opposti che sono anche lo stesso, che se ipostatizziamo l'opposizione rischiamo di creare un nuovo idolo. Sono distinti che dicono sempre e solamente la non distinzione. Allora Miles capisce che questa situazione la si può vivere solo trovandosi all'inizio, nell'inizio. Ma l'inizio non può essere trovato come uno stato. L'inizio è per definizione impossibile. Se ci fosse uno stato equivalente all'inizio, non sarebbe l'inizio, sarebbe un già iniziato in quanto stato. L'inizio è impossibile, ma noi tutta la vita cercheremo questo impossibile. E solo in quanto cerchiamo questo impossibile, eviteremo di farci fagocitare, farci imprigionare dagli idola che sono false immagini di quell'inizio. Solo nell'inizio potremo essere sempre radicalmente nuovi. Solo nell'inizio tutto è possibile. Tutto è possibile. E il passato è davvero negato. Questo, dice Miles, bellissime queste frasi di Miles Davis, grande filosofo, ma oltre che grande trombettista,
Questo è quello che dico sempre ai miei musicisti, di essere pronti a suonare quello che conoscono e suonare sopra a quello che conoscono. Può succedere qualunque cosa. Oltre a ciò che sei abituato a suonare, devi essere pronto ad entrarci dentro, a starci sopra e tirarlo fuori. Questo è. E allora, questo significa per Miles Davis aver capito, perché la musica esprime la quintessenza della vita, e lo dice infatti. Io amo la musica così come amo la vita, perché la vita è musica, ma non perché è una frase romanticona. La vita è solo ritmo, dice Miles, è tempo. E dove c'è ritmo e tempo? Dove non siamo nella risoluzione. Dove c'è un futuro sempre ancora possibile. Ma un futuro reale, una novitas reale, no le finte novitas. E allora chiudiamo così. Questo è la musica, questo è la vita. E allora dice, ecco perché io stavo benissimo con Wayne Shorter, con Herbie Hancock, con Ron Carter, con Tony Williams. Dice, perciò il giovanissimo batterista, era giovanissimo Tony Williams, quando entra nel gruppo di Miles, dice, a Tony Williams piaceva moltissimo quando un musicista si sbatteva per arrivare dove voleva e non gliene fregava niente se ci fossero stati degli errori lungo la strada. In questo senso io e Tony Williams, dice Miles, eravamo molto simili. Non è importante la misura in cui riusciamo a elaborare un tema, una tradizione. L'importante è tornare a vivere quell'esperienza dell'inizio in cui solamente c'è la vita. C'è la vita perché c'è quel movimento, quel ritmo che fa sì che il tuo rapporto con il mondo, con la vita, sia rapporto con la quintessenza artistica di tutte le cose, laddove esse appaiono come ciò che parla di un futuro ancora possibile. Non un finto futuro assicurato, progettabile, un vero e proprio futuro, una novitas assoluta, che può essere anche il ritorno dal divenire all'essere. Attenzione! E allora io proverò a chiudere questa serata con, anch'io, proverò a insistere su qualcosa che conosco, suonarci sopra, entrarci dentro ed uscirne fuori. Tenterò di mettere insieme, a modo mio, un pezzo che sembra non avere nulla a che fare con il jazz. D'altro canto Miles anche in questo è stato precursore, ha inserito tradizioni musicali completamente estranee al jazz, strumenti indiani, musica rock, musiche etniche, l'elettronica, di tutto. Tenterò nel mio piccolo di fare una strana combinazione, di tradire in modo fedele a Miles Davis, cioè fedele alla sua infedeltà. Bella ciao e Summertime.